se non focalizzo gli sforzi su certe cose, non ottengo i risultati. I risultati si ottengono focalizzando, facendo meno cose più profonde. Come faccio a capire su cosa lavorare? Come faccio? Sì, devi trovare un tutor per ogni gap, assolutamente, che vuoi risolvere, che è un limite. Ok, perché non siamo bravi ad identificare le competenze mancanti? Ricordiamocelo, perché ci siamo dentro. E non è come guidare un'auto che ha il controllo, cioè guidare la psicologia, cioè se stessi non è facile, molto difficile, ok? E poi c'è il paradosso di Salomone, chi lo conosce? Questa è scienza, eh? Ok? Il paradosso di Salomone si chiama così perché è la tendenza che abbiamo a giudicare gli altri molto meglio di quanto non siamo in grado di giudicare noi stessi. Ed è, si chiama paradosso di Salomone perché Salomone era il famoso re, no? Che dava consigli a tutti, noto per la sua saggezza. In realtà, cioè la sua dinastia, per le sue scelleratezze, non è che è durata molto. Quindi il paradosso di Salomone si intende questo, cioè siamo bravi, e questo è strastudiato, queste sono le fonti, siamo bravissimi a dare consigli agli altri, molto poco bravi a dare consigli a noi stessi. Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? C'è arrivata la scienza, però l'aveva detto anche Gesù, qualche anno prima. Nessuno può fare grandi cose se non è onesto con se stesso. Quindi vale il discorso che se vogliamo raggiungere obiettivi ambiziosi dobbiamo colmare lacune che non vediamo, che però è difficile riconoscere. Quindi, ecco, chi conosce anche questo, Dunning-Kruger Effect, questo magari ne ho parlato più spesso anche su online, ok? Questa è la distorsione cognitiva per cui meno siamo esperti, più pensiamo di saperne. Devastante. Assolutamente. Online è un trionfo, un tripudio di Dunning-Kruger Effect, che è questo, è graficato così. Cioè, la confidenza, quanto ti senti confidente in quello che dici, in relazione alla competenza. Meno ne sai, più pensi di saperne. Questo si chiama monte della stupidità. No. I leoni da tastiera sono fuori scala qua sopra. Ok? Poi c'è la valle della disperazione, e capiremo dopo cosa vuol dire. E piano piano, vabbè, ci sono altri. Capiremo meglio nella seconda parte della giornata cos'è questa roba qua. Però voglio farvi capire che meno ne sai, più tendi di saperne. Cioè, scusami, meno ne sai, più pensi di saperne. Non mi ricordo se Socrate o Seneca. So di non sapere. Il problema è che noi non sappiamo che c'è questo fenomeno, no? Cioè, se tu lo sapessi, dici, sono molto confidente. Ma su cosa si basa la mia confidenza? Lo so davvero o non lo so? Noi non lo sappiamo che siamo vittima di questo fenomeno. Voi lo sapete voi, ma questa tendenza cognitiva non la conoscevano neanche tutti. Ok? Là fuori non la conosce nessuno. Strastudiato, cioè io vi cito fonti, studi di psicologia. Però se noi pensiamo di essere più bravi di quanto non siamo, non vediamo i punti di debolezza, non raggiungeremo mai i risultati, no? Tu evolvi solo se migliori i punti di debolezza, ma ti senti più bravo di quanto non sei. Il webinar del 7 di febbraio a tema ETF è stato uno dei più seguiti di Piano Finanziario. Oltre 1500 persone hanno partecipato in diretta all'evento. Altrettante persone però ci hanno scritto che non sono riuscite a partecipare e quindi fino al 29 di febbraio, giovedì, abbiamo deciso di rendere disponibile la registrazione. Se te lo sei perso, è un evento da non perdere per conoscere il mondo degli ETF e capire quali sono le opportunità che possiamo cogliere anche noi piccoli risparmiatori e piccoli investitori. Trovi la replica nel link qui sotto. Ha un altro principio, teoria dei vincoli. Questa è in ambito industriale, esempio, forse tu lo conosci, Fede, no? Questa è in ambito produzione, aziende. Non si migliora, cioè un'azienda lavora, cioè scusatemi, un'azienda cresce migliorando il dipartimento più debole. Si chiama teoria dei vincoli. Non cresce, se sei forte nelle vendite, non cresci migliorando le vendite, cresci migliorando il dipartimento meno forte. Ecco, perché? Perché migliorare il singolo vincolo, migliorare il collo di bottiglia, quello che ci sta limitando, ha un effetto esponenziale. Ok, vi do un altro esempio di questa cosa, di quanto sia difficile capire come migliorarsi. Chi l'ha mai vista questa immagine? Sapete questo esempio? È un bel po'. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli inglesi controllavano gli aerei che tornavano dopo bombardamenti, dopo delle azioni militari, e guardavano dove erano i proiettili, cioè dove erano stati colpiti. Qual è stato il ragionamento? Andiamo a rinforzare questi punti, no? Idea giusta o sbagliata? Perché sbagliata? Perché non vedevano quelli che non tornavano,
quelli che non tornavano erano quelli colpiti nelle zone, non, cioè, nelle altre zone, no? Quindi, anche, quindi uno ha detto, no, fermi tutti. Questo si chiama survivorship bias, cioè il bias della sopravvivenza. Cioè il fatto che noi non vediamo i fallimenti perché sono falliti, e allora sono andati a rinforzare tutti gli altri punti. Perché se l'aereo è tornato con i buchi, vuol dire che ce la può fare. Questo è per farvi capire che le soluzioni ai problemi sono spesso controintuitive. Sono molto controintuitive e poi sono difficili da accettare perché abbiamo un ego grande come una casa. E ci mettiamo in discussione. Cioè pensiamo di essere sbagliati se abbiamo un'incompetenza. La mia esperienza ve l'ho già condivisa. Io avevo quella mancanza, mi sono messo in discussione, ci ho lavorato e ho ottenuto dei risultati. Ma l'ho fatto perché qualcuno mi ha detto che se non risolvevo la mancanza non potevo crescere. E poi ci ho messo l'80% del mio sforzo. Solo quello. Non so se avete notato, se seguite un po' il canale, che io non faccio più video sull'immobiliare da un anno abbondante. Non è che non sto investendo nell'immobiliare. Ho ridotto la mia presenza. Perché se non focalizzo gli sforzi su certe cose, non ottengo i risultati. I risultati si ottengono da focalizzando, facendo meno cose più profonde. Quando ci sono questi due tasselli, so su cosa devo lavorare. Mi prendo la responsabilità, ci lavoro in modo focalizzato. Il risultato è esponenziale. È esponenziale per voi, è stato esponenziale per me. Io oggi sto crescendo, entro un anno abbiamo raddoppiato il numero dei tutor. In ogni campo, se sai su cosa devi lavorare e ci metti il 100% dello sforzo, ottieni risultati esponenziali. Perché se siamo deboli, è perché ne scappiamo da quella cosa lì. Dobbiamo superare un bel po' di barriere. Tutti siamo miopi nei nostri punti di debolezza. In Italia, poi, vabbè, parliamo di finanze. Cioè, paese scolarizzato. Il livello di scolarizzazione in Italia è talmente sotto zero che il contesto non ci aiuta. Quindi nessuno vi aiuta a trovare i vostri punti di debolezza. Anche per via proprio del contesto. Se abbiamo identificato il punto di debolezza, adesso l'abbiamo capito, no? Giorgio ha un problema lì. Quando è che dovrebbe iniziare a lavorarci? Infatti, dovresti iniziare a lavorare il più presto alla risoluzione dei tuoi obiettivi, dei tuoi punti di debolezza che ti limitano al raggiungimento degli obiettivi. Quindi, riflessione. Le soluzioni al gap sono spesso controintuitive e ne scappiamo. Se continui ad avere i problemi che avevi un anno fa, non hai risolto la tua competenza e continui a rimanere incompetente su quella cosa lì, quindi stai lavorando sulle cose sbagliate. Provate a pensare da quanti anni è che state avendo lo stesso problema in un determinato campo. Io è 20 anni che non riesco a fare la palestra, ad andare in palestra. Sono recidivo.